L'esercito libico ha intensificato gli attacchi sulla città di Misurata. Nel mirino delle forze fedeli a Gheddafi il porto che da stamane è in fiamme. Dopo una frettolosa ritirata, le truppe hanno ricominciato il martellamento che di fatto ha paralizzato le attività dello scalo, finora aperto a convogli con aiuti umanitari. Sono ormai più di 8 settimane che l'accesso a Misurata, che sorge a 200 chilometri dalla capitale Tripoli e principale sbocco a mare per i ribelli, viene impedito dalle forze filo Gheddafi. Sul piano politico si registra una nuova iniziativa dell'Unione Africana per un cessate il fuoco e per l'avvio di negoziati, ma né la coalizione occidentale né i ribelli paiono disponibili a fermarsi prima di aver rovesciato il regime. In questa direzione va anche un documento firmato da 61 capi tribù libici che si schierano contro il colonnello Gheddafi e a favore di una Libia unita. Il testo, redatto a Bengasi il 12 aprile scorso, è stato reso noto in Francia dal filosofo Bernard-Henri Lévy sul suo sito web.